Rinnovi i miei saluti a tutti quelli che si sono appena collegati. Eh, ho visto questo video con attenzione, l'ho rivisto dopo, dopo due giorni e mh, questo video è veramente bello perché eh, è praticamente reale. Ci sono le linee che sono state costruite a Minsk e vedere le, eh, le unibike che sono gli unibus che sono su queste linee che sembrano invisibili sembrano dei velivoli che stanno, stanno volando quindi linee tra, veramente eh, molto, molto sottili che permettono di rendere anche un, un ambiente molto più eh, leggero con delle strutture molto, molto flessibili e snelle Bene, Skyway, la nuova generazione di trasporto. Eh, questa presentazione eh, serve per illustrare questo grande progetto a, eh, alle persone che sono nuove, che sono appena entrate, ma eh, soprattutto anche a quelli che hanno già visto eh, webinar di questo tipo, ma ovviamente ci sono tante informazioni che possono essere eh, sfuggite. Le, le volte scorse, quindi vi raccomando sempre di essere presenti perché ogni serata è diversa, ci possono essere comunque novità e notizie molto importanti. Gli sviluppi sono tanti e in avvenire ci saranno grandi novità. Vediamo chi è l'inventore, l'ideatore di questo grande progetto. Anatoly che è nato il 16 aprile del 1949 nella regione di Gomelin in bielorussia è uno scienziato russo accademico ingegnere progettista inventore di 140 invenzioni brevetti è un autore di tanti libri 18 libri 200 pubblicazioni è membro dell'accademia della federazione russa e bielorussia quindi ha un'enormità eh, un di titoli e proprio per questo, comunque, ha fatto questo progetto ed è molto, molto, molto impegnato per arrivare a una conclusione di produzione delle linee. Qui vedete qu alcune foto dove lui mostra dei, dei certificati, mostra un accordo, un preaccordo molto importante. E... E qui in basso a destra vedete Juninsky con una foto a pieno inverno che abbraccia un, un Unibike, che è la prima linea che è stata certificata nel novembre 2016, quasi un anno fa. Qui invece vedete Andiamo, se, ecco, il, un conferimento importante, il, il premio Le Bighe d'Oro, The Golden Chariot, che è stato conferito a Uninsky proprio all'Eco Festival a luglio nel 2017 ed è stato consegnato proprio al direttore generale nel settore del sviluppo di String Technologies, il signor Victor Baburin. E questo questo premio è molto importante perché praticamente eh, vede Skyway come una tecnologia innovativa ed è il progetto più innovativo ed ecologico nel settore del trasporto. Ecco, vediamo cosa eh, cos'è in sintesi Skyway. Allora Skyway è eh, appunto riconosciuto come un, un progetto innovativo eh, e il più importante del XXI secolo. E in questi ultimi anni eh, è diventato sempre più eh, importante eh, per eh, le certificazioni e i premi nazionali e internazionali che sono stati ehm, eh, assegnati e riconosciuti. È un progetto che riunisce più di 180 professionisti e tecnici, eh, andare a, fi a fine dell'anno dovrebbero arrivare a 350 eh, persone. E questi, questi professionisti sono esperti nel campo dell'innovazione del trasporto, ci sono ingegneri da tutto il mondo e c'è anche un, un ingegnere mh, italiano che ovviamente deve avere alti requisiti di eh, formazione, e deve sapere inglese, russo e tutte le nozioni tecniche indispensabili per portare avanti questo progetto. Questo è un certificato molto molto importante eh, riconosciuto dalla Federazione russa, il Ministero dei Trasporti, ehm, eh, dove praticamente viene descritto che Skyway è riconosciuta come una tecnologia innovativa. Qui vedete alcune foto eh, dove mh, vengono eh, rappresentate un pochino l'azienda. La, la, eh, ci, sono, ci sono diversi diversi comparti nell'azienda chiaramente e soprattutto legato al fatto della progettazione 15 uffici ehm, con eh, diversi diversi eh, compiti chiaramente e ogni ufficio è dedicato a un progetto perché ci sono veramente tanti progetti in via di sviluppo su diversi paesi qui vedete alcune foto di una di una squadra di tecnici che lavorano sulle, sulle navicelle l'unibike o unibus come avete visto anche nel filmato ci sono eh, praticamente anche delle, delle delle scene dove fanno vedere il, eh, il, le macchine a controllo numerico dove cominceranno a breve fare proprio la produzione mh, con una catena di montaggio e automatizzata. Allora vediamo i vantaggi di Skyway. Allora sono tutti importanti. Partiamo ovviamente da quello che eh, mi ha toccato da vicino l'anno scorso, che è quello di rispettare l'ambiente. Perché Skyway rispetta l'ambiente? Perché soprattutto basso consumo di energia elettrica, dovuto al fatto che la potenza di atrito si riduce di mille volte rispetto all'attrito eh, che mh, viene sviluppato dal, dal, dal trasporto su eh, gomma. Quindi, eh, siccome riduciamo questo consumo di energia elettrica, questo permette di ottimizzare il consumo di energia e riducendo l'energia consumata, questo permette di minimizzare i, eh, i danni all'ambiente per il fatto che si utilizzerà al 100% energia rinnovabile quindi basso consumo di energia elettrica e eh, soprattutto ehm, quello che può essere oggi fondamentale ridurre eh, l'inquinamento con l'utilizzo di energia eh, 100% rinnovabile altro elemento importante che eh, non do sottovalutare Rispetta l'ambiente perché minimizza l'occupazione del, ter, del terreno, non c'è so, bisogno di eh, costruire gallerie, ponti, eh, terrapieni e, e quindi è una struttura molto snella che può attraversare territori, zone coltivate senza andare a ledere la produttività agricola degli agricoltori. Quindi è veramente importante questo aspetto. Ecologico, Skyway ecologico perché? Perché eh, ovviamente la costruzione delle linee di Skyway eh, avvengono attraverso dei costi che sono due volte più economici della ferrovia e quattro volte quelli dell'autostrada. Riduce il costo della costruzione ma anche del mantenimento perché non c'è bisogno di troppo eh, manutenzione. Un altro elemento fondamentale per ridurre i costi è anche la velocità di realizzazione, quindi non ci sono i tempi lunghi che ci possono essere nelle tradizionali eh, costruzioni di linee, autostrade, ferrovie, ma eh, viene creata una struttura che è replicabile in modo veloce in, qualunque, eh, in, un, in un qualunque territorio. Perché? perché se noi andiamo a vedere il quarto punto è che Skyway può essere interconnesso eh, con le diverse linee già presenti, quindi faccio un esempio, si può interfacciare da una stazione metropo della metropolitana al, eh, a un aeroporto, per dire, quindi possiamo fare dei collegamenti tra eh, punti di, eh, di raccolta e di smistamento e, e soprattutto può eh, raggiungere territori che in questo momento sono difficili da raggiungere in altro modo. Ci sono delle zone nel mondo eh, molto, molto eh, interessanti da un punto di vista eh, industriale, economico-industriale. E quindi eh, Skyway sta eh, studiando delle, delle, dei progetti dove arrivare a eh, recuperare anche delle materie prime. Un esempio fra tutti è la Bolivia, dove a 3000 metri ci sono delle miniere che non possono essere utilizzate proprio per eh, il, il, i limiti eh, di raggiungimento di questi, eh, perché sono in, in, in montagne molto alte. Skyway permetterà di raggiungere questi posti senza impattare sull'ambiente, questa è la cosa fondamentale, se non che eh, può essere un, un minimo di visibilità che potrebbe andare a degradare l'ambiente. Ho visto e considerato che questi mezzi sono eh, sembra che volino, non ci sono queste linee eh, che possono impattare. E quindi possono essere importanti mh, gli sviluppi futuri di queste, di queste linee per raggiungere eh, posti molto molto difficili in, in questo momento. L'elemento più importante che mi sta anche a cuore è la sicurezza, chiaramente perché, perché eh, non esiste, non ci saranno delle linee eh, dove eh, le navicelle si mh, percorreranno in senso opposto, quindi ci saranno delle, delle linee ben distinte e quindi non ci saranno degli interscambi e quindi eh, la sicurezza e eh, il, tras il trasporto Skyway sarà veramente molto alto e quindi basso eh, rischio di eh, morti e traffico, e traffico sicuro. Ehm, altro aspetto importante, oltre al problema che potrebbe eh, nascere de, delle, degli scontri che in questo caso vengono evitati eh, a priori, eh, può essere quello di, mh, di eh, avere una sicurezza legata al fatto che ci possono essere alluvioni, terremoti, tsunami, venti molto forti e quindi cerchiamo di eh, creare un sistema eh, sicuro anche da questo punto di vista, resistente al cambiamento climatico ed atmosferico. Quindi ehm, abbiamo detto che eh, c'è una riduzione notevole e drastica dei capitali per la costruzione. Eh, pensate, facciamo un esempio: un chilometro di linea ad alta velocità, eh, che è costata in Italia, ovviamente, magari negli altri paesi costerà meno, ma in Italia è costato 50-60 milioni di dollari o milioni di euro. Facciamo, facciamo il nostro, la nostra conversione nella nostra moneta: una linea di Skyway, quindi un chilometro di linea di Skyway. E costerà all'incirca 3 milioni di euro. Quindi da un rapporto da 50 a 3 milioni. Quindi forte riduzione di costi. Quindi ritorno economico molto più eh, veloce, si parla di 3 anni, e quindi c'è anche un discorso di ridurre oltre i costi, anche, i, eh, anche appunto, i costi di gestione. Necessità di meno energia, meno costi di personale di supporto e non ha bisogno di manutenzione invernale e questi sono un po' gli aspetti importanti. Ecco, i componenti della tecnologia Skyway eh, sono eh, molti, eh, infatti uno, un, un componente a sé stante non può creare la, la, la struttura Skyway, ma tanti elementi che messi insieme generano questo mezzo di trasporto innovativo. Quindi partiamo dalle strutture della stringa, flessibile, semi-rigida, rigida, e quindi abbiamo i pali di, di stiramento fissi. Le strutture di Unibus, quindi le navicelle che trasportano i passeggeri, sistema di antidaragliamento, sistema di navigazione GPS e, e così via. Quindi il sistema Skyway non è una semplice linea di trasporto, ma è un insieme di eh, componenti ad alta e, e, efficienza tecnologica. Qui ehm, vediamo un attimo qui l'anima della, della stringa della, della tecnologia, quindi un, è chiamata come una corda, in realtà questa corda è costituita da una testa di acciaio che è piatta, a differenza delle, delle linee ferroviarie tradizionali che hanno eh, Diciamo una, una superficie limitata di appoggio, e eh, qui invece la, la superficie è tutta piatta e la, la superficie di contatto è completamente l'intera larghezza della, della testa di acciaio. Poi abbiamo il materiale di riempimento, calcestruzzo eh, speciale. E, Ovviamente è un calcestruzzo speciale perché contiene del materiale eh, ecologico. Abbiamo anche una corda, questa è effettivamente è il nucleo centrale della, della stringa. La corda è un fascio di fili di acciaio che sono anticipatamente tesi. Questi, questi fili di acciaio permettono di eh, mantenere una, eh, una linea. Eh, continua senza avere delle interruzioni. Queste interruzioni che servono eh, per forza di cose per le dilatazioni termiche nelle fer ferrovie tradizionali, eh, in questo caso non necessita di queste, di queste interruzioni e, e quindi vengono ridotti i, anche diciamo, le vibrazioni nel, nel trasporto e quindi il trasporto più, molto più silenzioso. Abbiamo elementi di fissaggio della corda e il corpo della taglia. Quindi, questo è per dire un attimo che cosa è eh, se, in modo semplificato, chiaramente perché mh, eh, vi devo dare anche questa informazione. È importante eh, capire che eh, di per sé sembra una tecnologia molto semplice, tutto in, in sintesi molto semplice, in realtà sappiamo benissimo che la tecnologia ha fatta vedere pubblico da uh, skyway è il 20% di quello che dovre dovremmo vedere per ovvi motivi di, mh, di sicurezza di spionaggio industriale e via dicendo qui sotto in basso avete una formula molto sembra di per sé complicata in realtà sta per indicare che la potenza eh, di attrito eh, generato dalla, dalle dalle navicelle che percorrono queste linee è di 9,2 mentre vi eh, dicevo prima eh, l'attrito eh, generato da, eh, da diciamo trasporto su gomma è di circa 1000 quindi un rapporto da 10 a 1000 insomma un, un rapporto di, eh, di 100 quindi eh, l'attrito di scorrimento di queste ruote è molto molto basso e quindi questo permette di avere anche velocità molto alte le velocità molto alte sono dettate anche dal fatto che non abbiamo più un trasporto sul suolo ma un trasporto elevato da terra che consente di avere meno attrito eh, causato dall'effetto suolo ecco questo è un pochino un po nel, nel dettaglio qui eh, in questa slide potete vedere tipologie diverse di rotaia flessibile semirigida rigida a seconda di quale può essere il trasporto infatti ehm, infatti vedremo dopo eh, poco dopo quali sono le tipologie di trasporto qui eh, anche qui mh, si può riscontrare da chi è un po più tecnico ma non non ci sto troppo sopra, ci sarà modo di approfondire con, con i, i tecnici eh, le, le cose salienti. Diciamo che in questa slide viene fatto eh, notare come l'appoggio eh, tradizionale è, mh, diciamo, un appoggio che eh, ha una mh, perdita di stabilità maggiore rispetto a destra, dove viene indicato un pilone Skyway, eh, dove eh, c'è, eh, diciamo, una perdita di stabilità molto più bassa eh, semplicemente perché le strutture rispetto a un ponte in cemento eh, in piloni con eh, un, un quantitativo di acciaio enorme e eh, sono strutture molto pesanti più pesanti che eh, rispetto il, il mezzo che viene eh, che viene fatto passare sopra il ponte stesso mentre invece Skyway non c'è più un concetto di avere un treno con tanti vagoni, ma saranno tanti vagoni indipendenti e quindi eh, avrete, avrete la possibilità di, eh, io, dico, avrete i costruttori possibilità di creare strutture molto snelle senza l'utilizzo di tanto materiale e senza deterioramento nel tempo, perché anche. E questo è un fattore molto importante. Se avete notato eh, di recente, negli ultimi paio d'anni, eh, ponti crollare, ponti che devono, hanno bisogno di manutenzioni, cosa che qui invece non, è, eh, non, è, non capiterà insomma, per, proprio perché la, eh, la tecnologia permette questo. Qui viene ripreso il costo della costruzione del cavalcavia tradizionale con i soliti appoggi da 100 milioni di dollari per chilometro, passano con la tecnologia Skyway a 3 milioni di dollari a chilometro. Quindi vedete come la struttura del cavalcavia ferro, ferroviario, della rotaia a corda, è, 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 viene ridotto come costo di 15 volte rispetto allo stesso. Qui vedete alcune foto del sistema di antideragliamento, eh, il sollevamento da terra della struttura ferroviaria aumenta la sicurezza di movimento di circa 100 volte, quindi questa è la, la, diciamo, eh, una sicurezza per evitare il, eh, diciamo, il deragliamento. Quindi le, tutte le unità che passano sopra queste stringhe o, o sono appese chiaramente anche sono sicure non possono essere svincolate dalla struttura qui eh, vedete una foto reale del, dell'ecotecno park a minsk dove eh, in questa torretta vedete che ci sono pannelli fotovoltaici per produrre energia e una eh, mini eolica ehm, per dare un significato al fatto che l'energia necessaria è energia rinnovabile al 100%, ma non è necessario tantissima energia proprio perché gli attriti sono ridotti al minimo. Ecco qui: vedete una foto, è una simulazione chiaramente di una stazione, una nuova stazione che eh, permetterà di eh, avere un trasporto urbano ed extraurbano. Il trasporto extraurbano, vedete qua in basso questa linea eh, dove sfreccia questo uni, unibus eh, a eh, 68 posti che è, potrà avere una, una velocità massima di 500 km/h la linea eh, di, questa, eh, di, questa, di questa struttura ad alta velocità eh, è in fase di costruzione a Minsk, eh, è l'ultima linea eh, dove eh, devono essere Testate e quindi ehm, per raggiungere le certificazioni, mentre invece quella in alto è un trasporto urbano ed extraurbano dove ci sono meno posti e raggiunge. Vediamo, ecco, quindi trasporto urbano, trasporto merci e trasporto extraurbano ad alta velocità. Quello urbano raggiunge la velocità di 150 km/h, il numero di passeggeri 168, la distanza di trasporto massima di 200 km. Ecco, notate che, qual è la cosa importante, la cosa importante è traffico passeggeri fino a 50.000 persone all'ora quindi eh, questa semplice tra, eh, linea di trasporto urbano ha una capacità enorme di eh, trasporto trasporto merci altra linea molto importante di sviluppo che permetterà di abbattere i costi del trasporto merci il costo delle materie prime e quindi delle materie dei, dei prodotti finiti eh, velocità massima 120 km/h distanze di trasporto 10.000 km merci fino a 200 tonnellate all'anno pensate quando eh, dovete ehm, dovete acquistare merci in paesi molto lontani dall'italia dove Arrivano dopo un mese di navigazione con le navi pensate con una tecnologia di trasporto di, simile a Skyway, come possa essere veloce questo, questo trasporto e quindi tempi ridottissimi per la spedizione. Trasporto extraurbano ad alta velocità invece è il trasporto che eh, ravvicinerà. Eh, dei, delle città eh, e si potrà passare da parigi milano londra berlino e eh, mosca in tempi rapidissimi e mentre io mi immagino mentre uno si guarda la tv o fa palestra viaggia ad alta velocità e si sposta da una città all'altra un esempio tipico io quando mi spostavo a milano partivo alle 6 di mattina andavo a Milano arrivavo alla barriera di Milano in tangenziale e lì eh, aspettavo altre ore per arrivare a destinazione e al lavoro. Pensate quanto possa essere comoda una linea di questo tipo dove uscite di casa, prendete eh, l'Unibus o, 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 o altra navicella un po' più veloce e eh, viaggiate tranquillamente mentre fate altro arrivate sul posto di lavoro senza ingorghi di traffico, senza ritardi e così via. Il trasporto exurbano ad alta velocità permette di arrivare con un traffico passeggeri fino a un milione di persone al giorno, quindi pensate quanto si intensificherebbe il traffico delle persone e quanto aumenterebbe il turismo nelle varie... Eh, località turistiche, io immagino l'Italia che ogni, ogni, eh, diciamo ogni regione, ogni località è di sé turistica quanto possa essere eh, importante la crescita turistica nel nostro paese. Qui notate eh, invece il camion autocarro che porterà le merci fino a 100 milioni di tonnellate all'anno e questo, questo camion autocarro sarà utilizzato anche negli nei porti dove si potrà portare le merci al di fuori dei porti stessi in modo tale che le navi eh, che trasportano queste merci potrebbero evitare di attraccare sui porti e ridurre anche l'inquinamento delle altre. Acque eh, vicino ai porti e quindi mantenere eh, le, i porti turistici più puliti e meno eh, invasivi con delle navi eh, nelle navi merci. Chiaramente ci sono anche progetti di sviluppo delle smart city dove avremo dei ponti stradali, ponti ferroviari, pedonali, cavalcavie che saranno scavalcati da linee molto più alte. Dove dove le stazioni stesse saranno palazzi dove ci saranno uffici per le, da lavoro ma anche eh, appartamenti dove si potrà uscire di casa e prendere subito il mezzo di trasporto. Ecco, questa è una novità importante di Juninski perché Uninski è eh, pensate, è partito con questo progetto nel eh, 1977 con l'idea eh, eh, di portare le merci sullo spazio senza l'utilizzo dei razzi. Eh, nel 1986 ha pubblicato questa teoria e oggi, dopo 15 anni, praticamente, dopo, tra 15 anni, eh, sarà, ci sarà la possibilità di fare, questo, eh, di fare questa pratica, di portare appunto eh, merci nello spazio senza i razzi a propulsione quindi molto meno inquinamento e molta meno energia di fatto eh, però ha inventato tantissime altre cose altre tecnologie eh, che non abbiamo ancora eh, conosciuto ma eh, e non ci sono ancora eh, nel mercato commercializzate questo invece è un esempio di eh, casa la nostra casa del futuro dove eh, il tetto è sostituito chiaramente dal verde, il verde eh, farà da padrone in, nelle maggiori città eh, che eh, verranno rinnovate. Perché? Perché avremo un'invasione, eh, un ma in senso, eh, in senso utile, del verde nelle, eh, sui tetti. Quindi non ci sarà solo eh, il discorso di verde come come giardini ma anche il proprio orto eh, Junichi ha, ha inventato anche un, un diciamo un fertilizzante naturale molto 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 buono e eh, ha visto questa, questo progetto come una casa dove eh, praticamente la eh, natura immerge, eh, immerge la, la, la struttura della casa e quindi è veramente molto bello pensate a questa casa ecologica e di fianco la linea eh, la linea skyway che ti raccoglie e ti trasporta in tutto il mondo ovviamente qui ci sono dei pannelli per produrre l'energia rinnovabile quindi è un'architettura che sposa diciamo così la natura quindi la natura è integrata con la tecnologia quindi la natura è, è, una, è, è amica della Tecnologia, la tecnologia amica della natura. Ecco qui vedete un'altra un foto, e, in, vedete anche la linea Skyway che passa vicino a questa unità abitativa, eh, unità che eh, viene definita eco-friendly, è una eco-house costruita utilizzando tecnologie verdi come materiale ecologico che non danneggiano appunto la natura, il costo effettivo ehm, è un costo legato a un'energia un elettrica eh, che viene utilizzata da fonti rinnovabili che, che scalda l'acqua, energia elettrica chiaramente che eh, permetterà di, eh, di essere anche interscambiata con i vicini di casa, eccetera, eccetera, insomma questo è un po' Un, una, diciamo una casa eh, futuristica ma non tanto futuristica perché ci sono già delle realtà importanti ed è un passo eh, molto importante per la riproduzione dell'equilibrio naturale qui vediamo un'immagine di una città eh, lineare una città dove ci potranno essere eh, sopra l'urbanizzazione delle linee, eh, linee delle dorsali di linea che eh, si interfacciano eh, con la città stessa attraverso delle piattaforme che sono, eh, saranno poi le stazioni stazioni che verranno utilizzate per altre funzionalità non solo per la stazione in sé come eh, è eh, vista adesso una stazione dei treni, ma una stazione dove ci si integrerà con la vita quotidiana di chi lavora, di chi vive e di chi si muove velocemente tra queste linee. Queste sono due foto reali di delle linee che sono state costruite all'Eco Techno Park in Bielorussia. In basso c'è l'unibike, l'unibike è, è un mezzo a due posti, mh, o due o quattro, eh, dove praticamente chi, eh, chi sale su questi mezzi può eh, spendere meno pedalando. Cosa vuol dire spendere meno pedalando? Significa che se uno pedala, produce energia che permette di aiutare alla linea di, di, di muoversi. Ovviamente chi non pedala non è che sta fermo, ma continua a viaggiare, è una sorta di, ehm, di viaggio eh, ecosostenibile perché posso io restituire energia e pagare meno il mio biglietto, mentre in alto, allora, mentre in alto avete la struttura. Dove sopra può passare altri mezzi che possono essere l'Unitrack per il trasporto merci piuttosto che quello passeggeri ad alta velocità, mentre in basso vedete l'Unibus a eh, 6, 8, 14 posti. Quindi non c'è più una comunicazione orizzontale come le, le, le tradizionali ferrovie, ma una comunicazione verticale. Qui vedete altri esempi. Eh, chiaramente. Questa Unibus è, è stato mostrato nella, nella Fiera Minsk recentemente 20 giorni fa, e qui abbiamo sempre una foto con la neve questo inverno dell'Unibike. Qui ci sono tantissimi modelli di navicella a seconda di quale può essere l'esigenza eh, territoriale di trasporto passeggeri. Altri, altre unità e qui invece c'è l'unibus dove può contenere 24 persone, la capacità di portata è 2.400 kg, peso totale 15 tonnellate e velocità massima 450 km h con sviluppi già per arrivare anche a 750 km h Ecco, qui invece vedete alcune foto eh, dove ci sono le prime sperimentazioni o le, i primi test di carico delle linee che Unischi ha iniziato a costruire nel 2001, pensate al nel 2001, oggi siamo nel 2017, sono passati un po' di anni. E eh, per vedere poi invece queste foto, eh, chiaramente, eh, per me eh, questa mi sembra Bea, eh, quest'estate a luglio, eh, Beatrice che praticamente per chi non lo sa è, eh, rappresenta eh, il direttore regionale in Italia quindi è la responsabile dei progetti in Italia ed è quella che eh, dall'Ungheria ha portato il progetto qui da noi e quindi ringraziamo eh, Beata per averci dato questa opportunità di conoscere questo progetto eh, sia per, da condividere ma anche da, eh, da partecipare a, questa, a, questa, a questo progetto. L'Ecotecnoparco è situato in Bielorussia. Ci sono 36 ettari di terreno che sono stati messi a disposizione per creare queste linee dal, eh, dal governo bielorusso, vicino alla città di Marina Gorka. Questo festival è stato fatto il primo di luglio. Segnatevi già la data e preparate i documenti per il prossimo anno. Il 7 luglio ci sarà il terzo EcoTechno Park, il terzo EcoFestival. Eh, nel quale avremo, eh, avremo eh, l'onore di eh, vedere l'inaugurazione della linea ad alta velocità. Quindi, ci sarà l'ultima linea che manca per la dimostrazione che la tecnologia funziona ed esiste. Per per la produzione nei paesi che stanno già attivandosi per avere queste linee L'Ecotecnopark park quindi è un parco con eh, di 36 ettari ci sono 10.000 alberi che sono già stati piantati tra cui eh, alcuni sono dedicati a persone che hanno partecipato a questo progetto che è il progetto eh, con il quale eh, raccogliendo dei fondi si è realizzato o si sta per concludere la realizzazione per appunto la linea eh, ad alta velocità perché chiaramente ha bisogno di 15 km per fare i test ecco la fase, le varie fasi eh, di costruzione di Skyway per dare un senso importante al progetto perché non è un progetto nato ieri, è un progetto che parte dal '78 con l'idea di Juninsky, sviluppo tecnologico. Nel 2014, oltre al, allo sviluppo eh, progettuale, di costruzione, dimostrazione e certificazione, nasce in parallelo la fase di investimento. La fase di investimento prevede 15 fasi, siamo nella fase 10 e questa fase di investimento, Ionischi ha eh, avuto la brillante idea, eh, se vogliamo, per essere etico e sociale e condivisibile, ha eh, permesso a chiunque lo vuole, an ancora oggi anche se manca poco alla conclusione delle fasi, siamo nella fase 10, ma dalla fase eh, 10 in poi fino alla 15 manca veramente poco per diversi aspetti importanti. E, e, e siamo quasi alla fine perché perché questo progetto della raccolta fondi prevede la distribuzione di 60 miliardi e 100 milioni di quote siamo alla, eh, arrivati a una distribuzione già certificata di 51 erotti penso che siamo già quasi a 52 senza considerare che ci sono molti persone e anche eh, aziende che hanno iniziato la fase di eh, devolvere dei, delle, dei soldi per questo progetto ehm, in rateizzato e quindi eh, hanno già opzionato diverse quote, quindi mancheranno ancora per arrivare al, al, al compimento di questa fase di investimento un 7-8%. Quindi eh, per chi eh, ha visto un'importante opportunità, affrettatevi a, eh, a capire, a valutare meglio come partecipare, e diventare coproprietari di questa grande azienda. Nel, eh, quindi nel 2006, tra il 2016 e il 2017, che è il periodo in cui io sono entrato, sono entrato esattamente un anno fa, eh, 17 ottobre 2016, eh, ho avuto la fortuna di entrare nel periodo dove c'è la dimostrazione con le linee appunto all'Ecotechno Park e la certificazione di queste linee per poi passare a cosa? La diffusione della tecnologia in tutto il mondo. Questa diffusione di tecnologia eh, sta già avvenendo perché ci sono già dei contratti importanti con l'India per le linee grosse eh, e mh, contratti con l'Australia, gli Emirati Arabi che adesso appunto andiamo a vedere. Ecco qui abbiamo eh, dei preordini per il sistema di trasporto Skyway per più di 180 miliardi di euro. L'Europa le le eh, sta valutando una pista ad alta velocità Londra, Berlino, Mosca fino a Tokyo, pensate. L'Australia è molto avanti in quanto prevede eh, delle linee che... Eh, raggiungono eh, una percorrenza di 40.000 km, poi c'è la Russia, chiaramente nel, vicino all'estremo oriente, vicino alla Cina, eh, ha un progetto molto importante per eh, una grande città, Bolivia, percorso treno merci, anche questo è importante, vi, vi, avevo già, vi ho già pronunciato il fatto di raggiungere eh, eh, posti irraggiungibili con altri sistemi, altri mezzi di comunicazione, in India, appunto. Tre progetti che vengono realizzati in tre diversi stati indiani, Emirati Arabi, Comunale Pista Veloce a Dubai. Ecco, questi sono i principali, chiaramente ce ne sono tanti altri. E aggiungo oggi. Eh, che eh, si sta lavorando anche per portare questi, questi esempi tecnologici anche in Italia. Qui eh, alcune foto de, di Roduc che è l'ex ministro dei trasporti australiano che è andato in visita due o tre volte a Minsk, qui, sta firmando con, qui in basso a sinistra sta firmando con Uninsky gli accordi e, eh, per chi è interessato io abbiamo anche dei video eh, di eh, televisioni australiane che parlano già di una, una linea che sarà, sarà costruita in Australia il prossimo anno. Quindi, come vedete, eh, non è solo teoria, ma è concretezza e fattibilità. Una cosa molto importante di Skyway è che quello che hanno prefissato come obiettivo, finora, in questo anno che io eh, sto seguendo i progetti, è lì. Lo hanno raggiunto e quindi questo è, fa ben sperare per la, la conclusione di tutti i, i progetti, quindi la conclusione della fase di raccolta fondi e eh, l'imminente ehm, uscita in, in borsa per la quotazione di Skyway. Il 17 febbraio 2017 in India è stato stipulato il primo contratto, quale include tre progetti, con una somma di contratto di 926 milioni di dollari. In quindi un pre-contratto pre dove l'India si impegna e ha già stanziato questa cifra. In questi giorni, proprio in questi giorni, ehm, Uninsky e il direttore generale Baburin hanno fatto un giro proprio sugli Emirati Arabi, India e Australia per eh, portare avanti, hanno aperto degli uffici sia in India che in Australia per portare avanti i progetti che gli stessi paesi vogliono. E hanno intenzione di fare pensate 4,5 milioni di chilometri di linea in india qui un'immagine della fiera dove eh, skyway eh, ha partecipato il 30 marzo skyway va per priorità quindi partecipa alle fiere più importanti l'anno scorso a ottobre hanno partecipato alla fiera dell'inno trans a berlino che è previsto il prossimo anno, quindi è già stata insomma, prenotata questa fiera a Berlino per il prossimo anno, ha fatto questa in Indonesia e c'è stata di recente 20 giorni fa, credo, a Minsk. Qui vediamo ancora il primo progetto commerciale in India, eh, perché l'India vuole essere la prima a usare questa tecnologia. Pensate, l'India ha grossi problemi. Sia di viabilità che di inquinamento, e quindi deve risolvere con delle linee efficienti, ecologiche a basso impatto ambientale. Altro paese che sta sempre attento alle novità, e ovviamente sono gli Emirati Arabi, che hanno stanziato 1,5 miliardi di dollari per portare Skyway a collegare le proprie città, notizia che può essere. Molto importante, eh, hanno l'intenzione di mettere una linea per le, eh, entro le Olimpiadi del 2020. Qui altri contratti con la delegazione della Mongolia e queste sono le foto di Juninsky eh, con il Dalai Lama perché eh, c'è stato questo incontro importante. Il Dalai Lama è in accordo per, per eh, far raggiungere. I, i propri luoghi eh, attraverso linee eh, con Skyway perché sono linee ecologiche, linee che non inquinano e, e quindi dell'ILAM che dà il consenso di portare questa tecnologia nei propri territori è un grande segnale di, ehm, di vivibilità e, 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 e a basso impatto ambientale. Ecco, Skyway eh, ovviamente eh, è, un è una grande azienda e come tale è strutturata con diverse eh, società che hanno eh, funzionalità diverse a seconda del fatto che devono essere eh, strutturate per raccogliere i fondi per questi grandi progetti. La raccolta dei fondi eh, sono, sono eh, costituite diverse società, diversi marchi commerciali. Noi rappresentiamo Skyway Capital, che è un marchio commerciale eh, un, diciamo, che si appoggia alla, al nome ufficiale della società, che è First Skyway Invest Group. Eh, oltre a Skyway Capital come marchio commerciale ne, ce n'è ne, ce ne un'altra, che è Skyway Invest Group, semplicemente. Eh, perché? Perché ovviamente queste società... Vengono costituite per diverse eh, tipologie di canali per raccolta dei fondi. C'è stato l'accordo di cooperazione il 14 dicembre 2014, è stato firmato a Minsk, il fatto di raccogliere questi capitali e di convertirli nelle quote eh, che eh, vengono distribuite per far fronte alla creazione delle Ecotecnopark in Bielorussia. Ecco qui, questa è una domanda molto importante che vi deve far riflettere. Come può cambiare la nostra vita? La nostra vita può cambiare con Skyway in, in diversi modi. Il primo è chiaramente un modo di vivere diverso, cioè quello di poter eh, diciamo, buttare via meno tempo in eh, code, in eh, ingorghi. E in incidenti stradali che ci sono tutti i giorni purtroppo eh, che fanno tante vittime e, 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 e questo è un aspetto un secondo aspetto che eh, di per sé non è meno importante è che può cambiare anche no, la nostra vita in termini di eh, avere un potere economico che eh, ne deriva nell'acquisto di eh, quote azionari di Skyway Capital Pensate che le azioni eh, in questo momento che Skyway Capital ci riconosce per il valore di un dollaro sono da 100 a 200. Cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che queste quote eh, vanno per essere esaurite nella distribuzione, il valore di queste quote aumenta fino ad arrivare nella quotazione in borsa a un dollaro. Quindi, se voi acquistate delle, eh, delle azioni più che azioni quote sono quote di partecipazione eh, all'azienda e queste quote avranno un valore un valore nominale di un dollaro ma gli economisti prevedono una cosa molto importante che queste eh, dopo l'entrata in borsa queste quote aumenteranno del, eh, del 1000% di valore che di per sé può essere tanto ma lo riprendiamo dopo e vedrete che il 1000% non è non è nulla a confronto di tanti altri esempi che eh, possono essere riscontrati e, eh, e visti. Se facciamo parte di questa grande azienda, ovviamente avremo la possibilità di ottenere dei dividendi per la vita in proporzione al numero delle, delle azioni possedute e avremo quindi una retribuzione diretta proveniente appunto da questi dividendi. Un altro elemento importante è questo. Dove noi eh, contribuiamo eh, con questi fondi? Contribuiamo soprattutto per una tecnologia avanzatissima, efficiente e innovativa, quindi investiamo sulla formazione, sulla crescita del lavoro con dei lavori che saranno diversi dai lavori eh, di adesso. Perché? Perché non saranno più le persone a costruire le linee direttamente, fisicamente, con i rischi che ci possono essere. In, per costruire le infrastrutture, ma bensì ci saranno delle persone specializzate che faranno muovere macchine che costruiranno queste linee che possono essere droni, che possono essere eh, robot e via dicendo. Perché? Perché le linee che verranno costruite in posti inaccessibili saranno costruite non dall'uomo, perché inaccessibile è per definizione il luogo, ma da eh, Macchine. Quindi ci vorrà uh, un'alta specializzazione delle persone che, ci, che lavorano su questi progetti. Quindi un'elevata proprietà intellettuale. E ehm, io eh, voglio ringraziare Uninsky in persona e tutte le persone che condividono il progetto perché? Perché eh, Uninsky, oltre a essere geniale e innovativo con la, la, la sua tecnologia, è. Una grande, eh, una grande persona perché ha condiviso il suo progetto con le persone che lo vogliono condividere. Perché potete pensare di anche chi acquista una sola quota di, 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 di Skyway è coproprietario di una società globale. Società globale perché cercherà di eh, entrare a far parte eh, di eh, dei paesi che lo vorranno, quindi è una, una società che globalmente potrebbe arrivare in qualunque paese al mondo. Gruppo Skyway, eh, quindi ci sono diverse, eh, diverse società, ci sono la Skyway Technology, eh, chiaramente, che è un'azienda un eh, che fa parte del reparto tecnologico c'è la Global Transport Investment che praticamente si occupa degli investimenti dei trasporti globali, l'Eurasian Rail Skyway System che è l'azienda che emette i certificati originali di proprietà delle quote acquisite da ognuno di noi, la Unitsky Corporation, la società che fa capo eh, appunto a nato Uninsky, Skyway Invest Group e Skyway Capital che sono le società commerciali che raccolgono i fondi, quindi ci sono diverse tipologie di società perché l'azienda è strutturata in, in, come un grande gruppo. Qui ehm, avete alcuni eh, diciamo, prospetti di, eh, con, di acquisto delle quote di partecipazione a Skyway. Eh, ce ne sono diverse adesso non, non vado a mh, sottolineare pacchetto per pacchetto perché avrete modo di eh, colloquiare o con me direttamente o con le persone che vi hanno invitato a questo webinar eh, vi posso dire che ci sono pacchetti che partono da eh, anche da 15 dollari di per sé uno potrebbe dire metto 15 dollari che mh, è una pizza, <ride> piuttosto che quote quantitativi molto alti che possono arrivare anche a 5.000, 10.000, 25.000 e così via, perché ci sono anche aziende che investono e non solo privati. Chiaramente il concetto che io dico è questo, che è quello che mi sono fatto io come ragione l'anno scorso quando mi è stato proposto da Gabriella. Ehm, qual è il rischio? È, qual è? è più alto il rischio di prendere una quota che può essere soggettiva, può essere una, 100, 1000, 10.000, 100.000? O è maggiore il rischio di aver sentito parlare di questo progetto e non aver preso neanche una quota? Questo è il, il ragionamento che mi sono fatto io l'anno scorso. Chiaramente, io mh, sono una persona curiosa che mi piace la tecnologia innovativa che può aiutare. A, a, a vivere meglio e eh, salvaguardare meglio il pianeta e di fatto io ho, ho fatto questa, eh, questo ragionamento diversificare e una volta che uno ha diversificato ha valutato che anche questo è un progetto dove non poter rimanere fuori soprattutto perché eh, c'è una società concreta che ha del, degli obiettivi importanti e degli obiettivi di miglioramento del trasporti importanti. E eh, non credo ci siano delle obiezioni in questo, nel senso che il trasporto è veramente ancora molto molto obsoleto rispetto alla tecnologia che ci potrebbe essere in sviluppo. Qui ci sono altri, diciamo, altri tipologie di pacchetti, si parte anche con una tariffa per chi vuole dilazionare questi, questi pacchetti di quote, chiaramente siamo nella fase 10, tra, a breve passeremo nella fase 11, cosa significa questo? Significa che il valore di queste quote aumenterà, quindi a maggior ragione per un dollaro verranno date meno, azioni, meno, meno quote, meno azioni. E, e, fino poi ad arrivare al raggiungimento della distribuzione di tutte le quote quando si arriverà che per avere una quota ci vorrà un dollaro ok questo è un po un pochino il tutto qui ce ne sono degli altri e qui c'è una tabella che vi riassume un pochino qual è lo sconto eh, a parità di, di, eh, di soldi che uno può mettere per contribuire alla, ter, al termine del progetto dell'EcoTechnoPark, che è il banco di prova e il banco dimostrativo per le delegazioni di tutto il mondo che vengono a visitare eh, la tecnologia e il progetto una volta che eh, uno ha pagato il, il suo pacchetto eh, viene rilasciato un certificato provvisorio è un certificato di First Skyway Invest Group poi ne arriverà un altro che dice, questo qua a destra, che dice praticamente che le eh, azioni sono eh, convogliate nella Uninsky Corporation e qui c'è la firma di Anatoly Uninsky e eh, in un terzo step è quello di avere l'ultima fase quando Eurasian Rail Skyway System Holding Limited manda in stampa eh, lo stato, dallo Stato della Russia le nostre azioni. Questo è il certificato in carta filigranata che io ho ricevuto eh, in febbraio perché il primo certificato è stato, mi è stato rilasciato direi in dicembre se non ricordo male e dopo tre mesi mi è arrivato eh, da Mosca eh, il certificato in originale viene spedito a casa eh, al costo di 10 dollari e, e appunto è eh, diciamo un certificato originale che attesta che eh, io sono proprietario di una, eh, una parte ovviamente in base alle quote che che uno possiede della dell'azienda di trasporto globale siamo quasi in conclusione, eh, vi voglio riportare questo esempio. Questo è un esempio che faccio sempre. Il, nel 1998 eh, Sheridan investì 100 dollari nell'idea Google, L'idea Google che eh, ovviamente era un'idea, eh, non, non c'era niente di realizzato, anche perché Google non è visibile, eh, è una diciamo una rete, eh, Fisica reale ma non, eh, non visibile è una, una rete di computer, ma non è eh, percepibile, quindi era veramente un'idea. Bene, questo, questo investimento di 100 dollari di Cariton è stimato a più di un miliardo di dollari oggi. Cosa significa? Significa che questi 10 dollari investiti in 16 anni. Sono cresciuti per ehm, più di 999.990 per cento, significa 5.208 per cento al mese. Vi ricordate cosa vi ho detto prima? Che quando eh, uscirà in borsa la, la quota eh, azionaria di Skyway avrà un valore nominale di un dollaro e si prevede nell'arco di 5-10 anni, non lo so quanto possa essere, però. Ehm, si prevede un aumento del 1000% che prima potevamo dire 1000% è impossibile, non siamo abituati a queste cifre, noi siamo abituati alle cifre che ci vengono dette in banca chiaramente, ma se noi lo confrontiamo a una realtà come Google che nel 1998 era semplicemente un'idea e eh, al mese oggi dopo 16 anni aumenta del 5208% sta a significare che quel 1000% di aumento non è nulla, quindi la cosa, eh, il messaggio che vi voglio dare è questo, eh, non potete non partecipare a questo progetto, anche con pochissimo, ma partecipate perché ringrazierete chi, ve ha, eh, chi vi ha informato su questo progetto, perché questo progetto cambierà molte cose, molte cose e può cambiare anche il nostro modo di vivere eh, con un valore di, eh, di mercato molto più alto di quello che possiamo avere oggi se teniamo 100.000 dollari in banca questo è quello che mi sento di dire qui ci sono degli altri esempi eh, la Apple Steve Jobs con 8 dollari dopo 38 anni eh, questi 8 dollari valgono 550.000 dollari piuttosto che Alibaba nel 1996 l'investimento di 60.000 dollari ha portato oggi a un valore di 231 miliardi di dollari, ok? Ecco, questo è un pochino il discorso. Considerate una cosa che Skyway, potete immaginarlo, che è sì una linea di trasporto, una, una linea di trasporto di passeggeri. Ma non è solo linea di trasporto di passeggeri, una linea di trasporto merci, è una linea dove ci saranno le interconnessioni, le comunicazioni, verranno trasportati servizi, cose e quindi sarà l'internet delle cose. E l'internet delle cose ingloba anche un pochino tutte queste realtà che oggi hanno fatto una crescita enorme che noi non avevamo mai pensato che fosse così tanto. Quindi eh, ragionate bene con chi vi ha eh, invitato in questo progetto, cercate di eh, massimizzare i vostri profitti con la partecipazione, con, con quello che è soggettivo, ognuno ha eh, la sua, eh, il suo standard, la sua economia, ma diversificate e mettete un piede anche in Skyway. Con questo eh, concludo il webinar. Eh, vi ricordo, eh, prossima settimana ehm, molto probabilmente ci sarà il collegamento internazionale con Sergei Sibiriakov che eh, ci illustrerà novità, novità imminenti che se ne parla. Eh, a breve verranno ufficializzati eh, il fatto anche di avere tecnologia innovativa anche da un punto di vista monetario. E quindi, eh, il prossimo. Vi teremo aggiornati, il prossimo webinar eh, con il collegamento internazionale avverrà dalle 20 alle 21, quindi ore 20 in italiane e alle ore 21 avremo il nostro, il nostro webinar eh, con eh, novità legate al fatto anche come ci si muove eh, eh, all'interno della propria area riservata, perché ci sono delle le, le operazioni elementari che si possono fare ma chi ovviamente non le conosce deve eh, impararle e quindi penso che sia necessario e opportuno insegnare un pochino gli elementi di base le operazioni eh, più semplici per come muoversi dentro al, alla nostra area riservata un saluto a tutti se avete domande ehm, Chiaramente potete scrivere e eh, di seguito poi risponderò personalmente o chi eh, vi, ha, eh, vi ha invitato a questa serata. Buonasera a tutti e buon proseguimento.